Quando è che ti ho operato? Mi ho operato ieri. Ieri? Ieri pomeriggio. Stanotte è un po' stata un po' duretta. Ci siamo alzati adesso. Oggi ci siamo alzati. Primo pomeriggio. Lucidità, stomenti così non ne ho. Anzi, un po' logicamente, un po' di stanchezza. E sento l'intervento, la rigidità del busto e un po' di dolore, però non mi sento male. Allora, bambini a casa, le due testi, le teniamo un po' a riposo. Un po' a riposo, esatto. Però io presumo che stasera, ti rivisito stasera, ma ci sono tutti gli estremi per dimetterti in maniera assolutamente serena. Ecco, a casa tieni i bambini. Per qualche giorno ti tieni qualcheduno che ti dà un aiuto a casa, di non sollevare grossi pesi, però ecco, quando vai a casa puoi fare tutte le cose con calma, ma non hai particolari restrizioni. Drenaggi non ne hai, per cui tu giri per casa da una stanza all'altra, stai un po' sotto la campana di vetro per qualche giorno, prendi tutti gli antidolorifici che trovi nella lettera di dimissione. L'antibiotico, quindi a scopo preventivo, se c'è dei dubbi ci chiami, basta, dormi, cerca di dormire. E poi una diastasi grossa, perché era misurata durante l'intervento, erano 10 cm di diastasi. Ma io vedevo la pancia anche la sera dopo mangiato, che sembrava che fosse incinta di nuovo adesso, 4 mesi. Adesso c'hai il punto vita che, vabbè, si intuisce dai vestiti, che è favoloso. È ovvio che più la diastasi è grossa, più vedi il risultato. Nella tua era veramente ampia e vedremo un prima e dopo notevole.